Allora, dopo un'intera giornata di Linux Day, molto probabilmente avete già a disposizione le vostre nozioni basilari sull'utilizzo del sistema operativo e soprattutto sulla conoscenza di un file sistema. Va bene questa velocità? Non si fa male. Allora, condizione necessaria ma non sufficiente è quello che queste autorità che loro fanno, sempre venuto dal sottoscritto. È una condizione necessaria ma non sufficiente perché faremo un breve riepilogo. Cosa impareremo da questo punto? Allora, l'allestimento del laboratorio di analisi, non solo a livello professionale, ma anche a livello domestico, quindi come sia possibile fare una sorta di CSI casalingo. E le metodologie di analisi sui tre principali sistemi operativi, quindi Windows, Avid, c'è già un errore, manco una ora. Perfetto. Dopo una nottata di lavoro di un po' di presenza. Metodologie di analisi sui sistemi Mac OS X, ovviamente sono Linux. E vedremo anche di dare qualche security alert. Sperando di avere il tempo a disposizione, a meno che non devo comprendere. Riassunto della puntata precedente, cioè cosa abbiamo fatto l'anno scorso. Allora, analisi forense, che cos'è realmente? Abbiamo spiegato che praticamente l'analisi forense in campo informatico si intende l'analisi e l'acquisizione delle istanze su un dispositivo informatico per procedere ovviamente a un'indagine. Le normative relative in ambito giuridico, quelle soprattutto che fanno capo alla data retention o in particolar modo vengono chiamati questi ambienti ratifica di Budapest, che è una legge del 2004. Abbiamo parlato di cosa vuol dire l'acquisizione del dato, abbiamo visto le varie semantiche utilizzate di software open source di acquisizione, in particolar modo i protagonisti indiscussi sono stati DD, DDS, DCF e DD. Abbiamo parlato dell'integrità del dato e di come sia importante la funzione di hashing, sì, che ricordiamo che è una funzione matematica non invertibile, il cui compito è quello di restituire un codice tale da poter validare o meno la verità che decida di fare. Abbiamo parlato dell'advanced processing format e dell'acquisizione di device in sistemi RAID, con le due differenze tra RAID software e RAID hardware. Utilizzo di una codice di Linux, Daft, KMX, che sono delle distribuzioni fatte apposta per l'analisi forense, abbiamo specificato quali sono le tecniche di utilizzo di queste due distribuzioni. Abbiamo parlato dell'analisi del dato, come si recuperano i file cancellati. Ma per cancellare si intende dopo parecchie formattazioni, non cancellati. Avvisi di tappadie. Allora, abbiamo illustrato il software SDLKit col suo WebGUI AutoSai, le caratteristiche e i casi d'uso. Abbiamo parlato di cosa è una timeline, quindi cosa si intende per tempo, la sorta di quarta dimensione che dà praticamente l'opportunità di capire in che arco temporale è stato fatto quel particolare reato, e abbiamo parlato di limiti e ostacoli all'analisi forense, con eventuali soluzioni, poi la criptografia, la steganografia, il data timing e la visualizzazione. Abbiamo illustrato poi questi tre interessantissimi casi reali, cioè il furto di un portatile, come si fanno le intercettazioni su Skype, e quello più interessante di quello che propone quest'anno, lo spionaggio industriale. Abbiamo concluso lo stesso anno con questa citazione. Non c'è nulla di peggio per non sapere che cosa è davanti. Perché questo? Perché ovviamente l'analista forense, ma non è un discorso da verificare solamente l'analista forense, cioè non vorrei negare forse qualunque istanza informatica, se non in qualche altro campo. Però in effetti è una situazione condivisa di tempo. Così come abbiamo concluso lo scorso anno, così iniziamo quest'anno. Laboratorio di analisi, qual è il primo limite? Soldi. Anche sangue freddo. È possibile allestire un laboratorio di analisi anche con del materiale di scarto o comunque non necessariamente con hardware potente. Il prerequisito necessario è sicuramente quello di avere fantasia e spirito di iniziativa. Le soluzioni quelle commerciali, per quanto possono avere un hardware potente, sicuramente non bastano, anche perché molte volte quando noi acquistiamo un hardware ci viene dato con un sistema operativo che è attestato. Ed è il caso di Windows. E ho voluto riportare questa citazione. Il software, grazie a Dio, è deterministico e non caotico, non ha possibile esclusione di Windows. Pausa un po'.
ma quello è chiaro, non solo per una consapevolezza, la ridondanza, e cioè il poter ripetere più volte una determinata istanza, e la velocità, sia per quanto riguarda l'analisi che per quanto riguarda l'acquisizione. Un laboratorio di analisi deve essere schematizzato per il livello di sistema di analisi, l'application server dove ci vuole parecchia paranoia per allestirlo, e un backup server, oppure, per l'informatica, utilizzare un file system come distribuiti, cioè OpenFS. Il file system OpenFS nasce a metà degli anni 80, nei laboratori di Kansas, come parte dell'Andrew File System. Nel 1994 Kansas è acquisita da IBM, mica CM. E qui c'è lo studio del 2000, IBM rilascia un intero prodotto sotto licenza open. Le caratteristiche tecniche di OpenFS sono davvero molto interessanti. Allora, un sistema di applicazione basato su tre livelli, Kerberos, Endel e Mint, anche se ultimamente i miei utilisti di OpenFS hanno sconsigliato di usare Kerberos. Il location di rete ha un unified namespace reale e non virtuale, l'albero di rete è composto da volumi atomici, quindi invisibili, ha un database server centrale con i compiti di localizzazione e gestione permessi, ha una cache server dato client, naturalmente questo viene dai permessi impostati, ed ha un rapporto client server per il default di 114.000 euro. Cioè vi siete rendendo conto, un server può gestire, viene distribuito, come se fosse solo 114.000 client. Subite di tutta la persona. Perfetto. Vantaggi. Allora, più serve la questa emozione. Qualità di replicazione e di sicurezza. Però attenzione, qua adesso c'è un'antitesi dell'analista forense. Perché? Perché bisogna dare l'opportunità a più analisti di lavorare sullo stesso caso. E quindi bisogna gestire ogni singolo file con ogni singolo livello di lezione. Ha un backup nativo e la gestione di qualunque root, ovviamente con diritti amministrativi concessi. Laboratorio di analisi, caratteristiche consigliate. Allora, la macchina d'analisi a posizione, ovviamente, dovrebbe essere un cambio da server portatile. Siccome non sono stato pagato dalla nessuna azienda per fare pubblicità, non ne posso consigliare. Il sistema di input output abbiamo come un problema di bassa interconnessione tra le tecniche, quindi un problema iniziale. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che uno bisogna ben scegliere quando si configura il proprio PC, che tecnologia di passo utilizzare. PCI, PCIX, PCI Express. PCI, quindi a 32 bit, lavorano a 33 Hz. Cioè la 32 MB seguono a 32 Hz. I PCIX lavorano a doppio e un PCI Express anche tra la configurazione base di un hardware è del 118% più veloce di una PCI standard. Quindi fate voi, io. Il reparto disco ovviamente deve essere efficiente più grande capacità, per una questione di importanza, perché se devo ripetere più volte un determinato dato che comunque spazio dell'interno, e poi sistemi anche, bisogna scegliere, secondo te, la distribuzione di un Linux, cosa che chiamiamo anche le motivazioni per dimostrare che non siamo di parte, ovviamente. E la distribuzione di pagare il software della realtà. Questa è stata già una differenza spiegata lo scorso anno, la rispiego ovviamente che quest'anno in maniera comunque molto immediata. Red Software si intende quando si dà l'opportunità, configurando in maniera corretta ovviamente, al software del sistema operativo di astrarre ogni singolo disco e di vederlo come una sorta di disco reale. Tutto viene dalla natura del controllo, mentre in realtà dove si lascia il controllo del disco di intera gestione. Quindi il sistema operativo non ha idea su quale disco stiamo lavorando. E quindi ovviamente per una questione di gestione molto più comune di Red Software. E come si vede che devono essere interfacce gigabit con la sua di trunk. Questo perché? Perché se c'è la necessità di copiare più computer all'interno della stessa rete, utilizzare la software del tipo di più network in maniera combinata sia sicuramente un'efficienza maggiore. Macchine d'analisi test FIS, l'impatto della GPU. Quando abbiamo parlato di kernel, c'è una persona che condivideva come dovevano essere viste le schede video. Diciamo che l'impatto della GPU, della graphic processing, è molto importante, soprattutto per quanto riguarda il craccaggio delle password in maniera selvaggia, perché sarà sicuramente un impatto favorevole sul calcolo del password training. Poi, ovviamente, per quanto riguarda il file application server, bisogna essere paranoici.
può essere come dire, truccato, farcito in particolare risultato, voi potete difendere con un software open source, perché lo scaricate, lo ricompilate da zero e poi lo fate. Quindi diciamo che il software, essendo quello a codice chiuso, essendo una sorta di scatola di crea, avete l'opportunità tramite il codice sorgente di dimostrare che potete compilare tranquillamente, che non avete modificato il programma. Non esiste una metodologia generale di indagine di notizie sulla criminalità. Perché? Perché tanto che ne esistono, prima cosa, diciamo che gran parte delle volte bisogna fidarsi a una sorta di letteratura estera, soprattutto statunitense. C'è una guerra non indifferente tra giuristi e informatici e accademici verso l'autorità. E questo fa capire che il campo d'azione è troppo basso. E quindi è anche importante un concetto di squadra, perché ognuno deve occuparsi di una. Quindi questa sorta di funzione matematica non invertibile, perché restituisce un numero che poi
spegnimento di un sistema critico all'interno di un ospedale che incluse questo. Non avevo in mare di tutte. Ecco, adesso invece abbiamo i casi seri e reali. Abbiamo visto che abbiamo già parlato lo scorso anno, quindi se facciamo una citazione rapida, veloce e dolore. Utilizziamo i diresti, no? Che rispetto ai due punti che abbiamo visto l'anno scorso, anche i dischi danneggiati, ma il problema del recupero di un disco danneggiato è che l'hashing sarà non conforme, sarà diverso ogni qualvolta ripetiamo la procedura. Abbiamo parlato di tornanza, però dobbiamo stare attenti al fatto che ci sono operazioni non ripetibili, come il danno della RAM, oppure ancora la questione di sistema, come abbiamo visto prima della gente che voleva sequestrare il computer in ospedale, di un sistema che non può essere spento. Parliamo di strutture ospedaliere, parliamo di strutture critiche, parliamo di computer che devono gestire il traffico aereo, o cose comunque più importanti. Analisi di un sistema Windows, adesso ci divertiamo, ma ci divertiamo copiosamente. Perché? No, vedete, come c'è un vantaggio, non mi lo ricordo. Allora, Windows è un sistema che si sovrappone, si sovrascrivono, si sono intrusi astrali, però bisogna capire come una miliardo di persone utilizzano questo sistema operativo. Io con un sistema operativo ci devo lavorare, non è che ci devo fare da valle. Questo è un parere personale, ma che si può ovviamente estendere a quasi tutte le persone. Però ha dei vantaggi, e ben sì. Allora, è documentato, è molto diffuso e soprattutto è ben sopportato, specialmente ovviamente per il produttore di altri. Quali sono gli svantaggi? Ma questo non solo per una sapienza, anche per un sistemista o comunque per un utente leggermente paranoico. Logga pochissimo, non abbiamo informazioni su quello che fa, non sappiamo niente. Le informazioni finali sono in formato binario, dopo vedremo quali sono le informazioni finali iniziali. La profilazione è pessima, perché fino a Windows Vista non c'era la differenza tra un amministratore e un utente, cosa del genere. Poi ovviamente i vari virus, malware e compagnia. Allora, iniziamo l'analisi. Il partizionamento. Il partizionamento è un punto da tenere in seria considerazione in quanto diversi Windows hanno sistemi di partizione diversi. Si parte dalla classe NPR, ma comunque anche per un Windows. L'NPR la prima occupa di 11 parti della partizione. Poi l'NPM, utilizzato dalle versioni sottolineate per Windows Server, e i GPT che poi sono formati compatibili con lo standard API. Ci sono anche la possibilità di distribuzione server per Windows di formare una parte di sistema ibrido, cioè GPT più NPM. Il file di suo è un file molto simpatico ed è quello. Perché è fatto male?
fino a quando esista, credo, lo giuro a te, anche se chi sta benissimo la cartella. Invece adesso i pagini in presenza sono nella cartella 20. Questo file contiene le anteprime di tutti i file presenti con la determinata cartella, per quelle determinate. Ma la cosa simpatica per la quale è fatto male è che contiene la termina dei file cancellati. Quindi, se qualcuno vorrebbe cancellare l'evidenza di un file che magari lo può mettere in difficoltà, che lo può mettere in difficoltà con gli amici, lo può mettere in difficoltà con la ragazza, lo può mettere in difficoltà con le forze dell'ordine, c'è sempre il simpatico task che tiene memorizzate nelle sue istanze la termina di un determinato file. Progettare quei link, per esempio. Perché ho scritto ci pensa di dentro? In fondo in fondo siamo comunque al Linux di Epinet, un software open source, molto simpatico anche lui, che vi mostra in modo le anteprime contenute in tanti con una facilità disarmante. Cache di password, dopo quanto numero uno della lista forense, le password poste a protezione del sistema non sono un ostacolo, anzi sono un divertimento. Perché? Perché possedendo i diritti di amministrazione su una macchina che deve acquisire i dati, le particolari tecnologie legate al file system utilizzate mi permettono di trasferire quei diritti di amministrazione sulla macchina che sono analizzata. Quindi nel momento in cui state mettendo 30.000 password, sappiate che sta facendo la sua indagine. Il programma, ovviamente, tornando sempre al caso di Windows, abbiamo il sistema di famosi file PVL, che penso ci utilizzano fino a Windows 98, e poverino. E questo perché? Perché le politiche di gestione, cioè scusate, non di gestione, le politiche di progettazione di questo bellissimo sistema operativo, siccome sono fatte in un'altra stanza e non in rete, come ho avuto l'opportunità di spiegare stamattina, non prevedono, anzi vabbè, prevedono totalmente l'assenza di domain controller. Per casa Microsoft il domain controller non potrebbe esistere, quindi non si fanno problemi, non si fanno problemi circa la qualità dell'autenticazione di un sistema operativo. I programmi utili per il cache delle password: Kindle, RockXD, Password Reminder, e poi siccome siamo Linux 6, quindi questa qua la dovevo cancellare perché è una parte che dovevo dire a voce, Password Unmask, che possiede tutte le funzioni dei suoi programmi concorrenti, in più un keylogger che è adatto per le email e gli FTP client, e poi è disponibile il suo codice. Che poi è quella cosa che non mi interessa, perché avendo l'opportunità di andare a far male, possiamo capire quali sono i meccanismi intrinsechi che ci permettono di analizzare e acquisire determinate password su questo sistema operativo. Però ci sono due progetti open source simpatici. Uno è Bartmere e l'altro è UBCD4Win. Però per ragioni di licenza, questi prodotti non contengono il sistema operativo in sé, ma contengono un insieme di cartelle dalle quali è possibile costruire una sorta di fisso in modo da poter utilizzare in seconda sede. Come se fosse quando ci stiamo vedendo contento. Per le forze del file, ovviamente, quindi sono una struttura planning. Un po' come fai anche in Linux con i moduli. Per le forze dell'ordine, qua dentro di fuoco, che poi c'è una cosa che non ho scritto, ma è assolutamente a disposizione un live CD di propria creazione che si chiama Windows Forens Experiment. Quindi va utilizzato e a pagamento per le forze dell'ordine. Verso un servizio futuro. La comunità open source ovviamente non è rimasta a guardare e tramite un agente della polizia di Stato di Milano che si chiama Dante Gabrini è nato questo simpatico progetto che si chiama Winferno. Momentaneamente è sospeso, se non sbaglio, le ultime riviste di San Corato 2010, però è un progetto interessante. Quindi magari se avete l'opportunità di cercare in rete, mi dà diciamo che data mining, come nascondere eventuali istanze. Allora, se per il sistema non abbiamo un'interfaccia che permette di lavorare a basso livello, quindi data mining, quello vero, lo possiamo fare solamente a basso livello, NTFS, un file system di debug delle ultime distribuzioni di Windows, delle ultime versioni di Windows, offre molti spunti a chi vuole nascondere i dati. Gli spunti quali sono? l'ADS, cioè la data stream, e serve praticamente a nascondere i file all'interno di una cosa simpatica che c'è solamente nel PF che si chiama MFT,
quindi dice sì, ma come vedo un settimana, e poi faccio un'analisi del disco, questo non viene visto. Quindi io in quel settore posso nascondere determinati dati che magari ho intenzione di nascondere. Ovviamente questi settori danneggiati si possono recuperare con i famosi tre programmi visti o GPD, DCFL e DBDS. Gli sparsi altri due sono la stessa cosa del blocco, solamente che è riferito ai settori. E poi il terzetto. NTFS è una cosa, sempre a livello progettuale, non so perché non l'ho deciso così. Allora, su 16 settori che NTFS si prende per allocare l'intera partizione di avvio, ne usano meno di uno. Non si sa perché. E quindi chi è bravo con un metodo esadecimale potrebbe leggere in quelle parti e poter nascondere un file potenzialmente imbarazzante per sé e per i suoi e nasconderlo per le parti. Analisi di un sistema ben così. Adesso poi ci divertiamo. Design minimalista, che si fa alluminio, viene illuminato, sistema che dovrebbe essere più Unix based, ma in fondo il kernel che sembra lui è un kernel libero, il signore si intende forse, c'è un forse. La politica aziendale di Microsoft, la politica aziendale di Microsoft è molto orientata alla sicurezza, però ovviamente ha delle falle da tenere in considerazione. L'assioma fondamentale dell'informatica è che se è Unix in una configurazione, devi andare nell'albergo di EDC. Queste cose di tradotto in un linguaggio caro di NetInfo, esiste questa cosa simpatica che si chiama NetInfo. E allora in NetInfo bisogna stare attenti alla cartella machine, che sarebbe in pratica la trasposizione di host sotto Linux, e alla routers, che è la trasposizione sotto Linux, passata. Dalla release 10.5 la NetInfo si è passata a OpenNetInfo, che non è altro che la stessa cosa. Le informazioni sugli utenti sono due parti, parti di NetInfo, roba tutta nel mio, e sono convertite in formato binario. Oh, e come le lasciamo in formato binario? Con quel programma, Netcrack. Oppure, per estrarre, adesso faccio che tra un po', per estrarre le parti che vanno da presi in NetInfo di un Mac OS X 10.2, esiste quello del comando. Com'è possibile? Col comando così semplice, estraiamo il passo di un sistema operativo che fa della sicurezza un proprio cavallo di battaglia. Invece, per quanto riguarda un Mac OS X 10.3 10.4, bisogna fare un'altra cosa, cioè bisogna cercare il file con il nome che corrisponde dall'ID dell'utente. Quindi, se anche quella cartella va a dimiscere, si vede qual è l'ID dell'utente e si trova una cosa che vedete là, da D a 9. Notate qualcosa di particolare in questo ricco e mezzo di carte? 10 secondi. Guardate la fine del primo rigo. Allora, questi sono dei geni, voi non vedete uno, questi sono geniali. Allora, fino al 5, i primi sono i primi 64 caratteri. Io ho contato stamattina, ero abbastanza sveglio. Sono i primi 64 caratteri, ed è la password ripetuta due volte codificata in manager, 32 bit. Mentre i restanti 40 sono la stessa password codificata in SHA-1. Quindi copiate dal 40 carattere in poi, perché i codificatori SHA-1 si trovano più facilmente, e convertite la password. Ta-da. Ti è piaciuto? Invece, per quanto riguarda Mac OS X 10, versione uguale, maggiore uguale 10.5, ancora più subito bisogna utilizzare questo simpatico comando, PSLC. Questo serve ad estrarre gli UI dei singoli acconci, non usare il B. Ecco, di questa è un'altra cosa che volevo dirvi a voce, invece ve la faccio scritta. Avrà un formato iscrivibile nel polo spazio di DS in questa slide, quindi ve la spiego così. La password allora. La password è lo stesso formato che c'è sopra, quindi quella del Mac OS X 10.3 e Mac OS X 10.4, con l'unica differenza che è abbuffata talmente tanto di caratteri random all'inizio e alla fine che voi non dovete fare altro che contare a mano, oppure se avete la possibilità di un contatore, è lo stesso. Arriva al 169 carattere, vedete la password del 48 caratteri, ed è codificato con un salto di 4 bit da 1 carattere.
così si è conosciuto. Privacy e sicurezza. Allora, ecco se si utilizza il sistema di cripto per via forte, eccetto per il passo, si è visto. Cioè l'AES 128, all'interno del tuo sistema operativo, anche del tuo sistema operativo. Questa è una cosa importante, cioè il fatto che una persona che sa che ha l'opportunità di cryptografare in questa maniera, comincia a cryptografare tutte le carte possibili e immaginabili, così come se non ci fosse un domani. E utilizza quindi questa metodo di cittadino che viene molto operazione. Poi c'è questa cosa, le caratteristiche, che cosa succede fare il conto? Mi dentro dei passaggi che è possibile cryptografare in formato AES 128 tutte le carte, tutti i file, tutte le informazioni che si vogliono tenere per sé, anche la desktop, e rendere praticamente accessibile a chiunque, anche a una lista valenze. Allora, la lista valenze si organizza prima e sa che gli uomini in aiuto una certa tipologia di file, che sparsa con il mio pallo, che molto probabilmente nella maggior parte dei casi non verrà mai cryptografato perché si tratta di file di veramente. Poi c'è una vasta di login debole, ovviamente per il lavoro molto più facile. Da file all'interno di file di un sistema Microsoft. All'interno dei pacchetti di applicazione, allora, all'interno di pacchetti di applicazione, l'alberto è scrivibile praticamente con qualunque file si voglia. Questo perché se ci fate caso, chi è che ha utilizzato un Mac? Vabbè, avete utilizzato sicuramente la vostra. Come si lancia un file? Come si lancia un programma? Si vede la carta del programma e si potrà gestire, giusto? Perfetto. Non uso Mac da tempo, quindi non è neanche confuso. E questo vi fa capire che in quella cartella, se non vi informate costantemente sulle dimensioni, ci potrebbe essere qualunque cosa, anche cose che avete potuto nascondere così, giusto per sfizio. Qui ci potrebbe essere qualunque cosa, però in quel momento il sistema operativo è incapace di distinguere la differenza tra un file e l'altro e quindi toglie praticamente tutto quello che c'è nella tua cartella. Poi si può intervenire anche sui backlog, in una maniera molto simile su come si intervenono su Windows, cioè praticamente un letto dovrebbe essere decimale e flaggare come backlog nella descrizione del sistema. E poi c'è questo resource fork del file che permette il resource fork del file, rischiamo di fare concorso in questo caso con un altro industry. Perché? Perché è un concetto molto simile al bytecode dei file system Unix. Cioè, mentre nel bytecode c'è l'opportunità di nascondere qualunque singola informazione inerente a metadati, dati, strutture, proprietà di un singolo file, nel resource fork di un singolo file sotto è così, se è possibile nascondere. E sono anche file obiettivamente nascosti. Ecco, anche tu non più di distanza intende, solo che qua sono un pochino più di difficoltà su certe cose. Allora, a differenza dei due sistemi operativi che abbiamo visto fino adesso, disponiamo di una tonnellata di informazioni. Perché? Perché nei sistemi con Linux si trova un'applicazione, un'applicazione scorretta, chiamiamolo un processo sì, che si chiama syslog e si basa su un demone, dove per demone si intendono i piccoli processi che intervengono sotto senza che il motore si possa accorgere in maniera diretta, chiamato syslog. Esso si incarica quindi di effettuare servizio di data connection per l'intero sistema. Le entry di questo syslog sono gestite tramite due parametri, facility e insertive. Sono definite all'interno dello standard RFC 164, quindi trovate lo standard RFC 164 e scoprire come si intende il file system. Inoltre i file di log si trovano nella directory /log. Il più significativo da questi file è sicuramente l'SGIS, dove sono contenuti la maggior parte degli eventi che si sono sviluppati all'interno della macchina. E per me si intende qualunque evento, quello che vengono ripetuto USB, una stampante, una macchina fotografica, dal momento in cui sto accennando un file, e tutto questo. Ora bisogna stare attenti invece a un unico file, no, unico non, perché ce ne sono comunque altri, che non si trova in formato testo, per passare il termine, adesso qualche collega che sa mai dichiarare, ma questo BTMP è in formato binario. Quindi è impossibile da leggere con un normale testo, ma si legge
tramite questo campo l'asta di HTML. E anche allora in questo file sono tutte contenute in maniera criptografata, come tutte le informazioni del documento. L'autenticazione. Abbiamo già avuto modo stamattina di vedere come l'autenticazione sotto un sistema non Linux sia particolarmente forte, tramite il noto protocollo PAM, il protocollo di Schrödinger, che permette quindi di cambiare metodologia di autenticazione ogni avvio del sistema. Ci sono questi due sistemi principali, e chi ci passa che ha l'elenco di utenti, e chi ci scialla che ha l'elenco delle password, o è la punta. Allora, mediante PAM, un sistema Linux può variare la maniera in cui un utente viene autenticato, anche se le applicazioni, cioè senza che le applicazioni potevano variare. E quindi sono stati definiti non in questa cosa. Allora, quando si analizza un sistema con Linux, sul punto di vista, ripeto, non solo dell'analista forense, ma anche sul punto di vista dell'amministrazione del sistema, bisogna tenere in considerazione che c'è all'interno la home directory e della parte della parte, e la home directory ovviamente con tutti i dati dell'interno. E bisogna spostare una particolare attenzione soprattutto sulla shell history, sulla cache e sulla parte di configurazione. Nella parte della parte, come abbiamo avuto modo di dire precedentemente, c'è di tutto. Il logo di sistema, il sistema di stampa, le mail in transito, il tempo space e il database internazionale, le cache di sistema, le configurazioni della tool, i database della rete installati, i file di bind, il database dell'app, i database di sistema FS, nel caso ovviamente si sta utilizzando un sistema distribuito con un sistema open con FS, e i database di headers. La condivisione dei dati, poi, è sempre da tenere in considerazione, perché si può tenere presente magari all'interno di una rete, si può nascondere qualche dato all'interno di uno dei tantissimi file che si possono avere a disposizione. Diciamo che il vantaggio di GNU Linux, di saper gestire più protocolli di condivisione, è anche uno svantaggio della nostra valenza, perché ovviamente deve aspettarsi tutto, deve aspettarsi una condivisione di dati in NFB, in NFS, in Samba, in NCP, FS, Coda e anche in Open Server. Allora, il caso Saxen, e poi proprio l'ultima slide.
Allora, se dovrà il Sachsen. Sì, mi chiede qualcosa? No, per non sbagliare. Allora, Sachsen è il male. È quel brutto sogno che avete visto da bambini. È quella cosa orrenda che non sopportate proprio. Perché è il primo worm capace di spiare e di programmare macchine che funzionano con controllore logico, cioè PLC. Che detto così sembra una cosa banale, però stiamo parlando in soldoni di un virus che è capace di inventare macchine, riprogrammarle da zero e replicarsi, dando magari a quelle macchine tutta un'altra utilità. Che non certamente con l'unità di vince per la quale non sarebbe programmato. Funziona ovviamente sul sistema operativo Windows, con il particolare modo software WinCC e PCS. C'è una storia simpatica su Sachsen che ho evidenziato nel caso politico di un'azienda industriale, perché guarda caso da quando è uscito, cioè inizio 2010, se non ricordo male, metà 2010, guarda caso le strutture industriali colpite erano le centrali di Lariga. Guarda caso. Quindi ci sarebbe un caso politico particolare dietro, perché secondo particolari dicerie, voi ci dicono dove, ci sarebbero dietro Israele, gli Stati Uniti e Siemens. Che c'entra Siemens? C'entra perché le PLC sono sue, i controllori della CGI, i controllori della CGI programmabili nel 2006, e guarda caso è stato prima a trovare la soluzione. Guarda caso. Si credeva che Sachsen fosse stato debellato qualche mese fa, ma due giorni fa è uscito il fratello simpatico, Dubu, che è praticamente il nome di Sachsen, lo si riconosce. Perché quel punto SIS, GMIZ, punto SIS, eccetera, eccetera, è praticamente uguale al punto SIS di Sachsen. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Siemens ha stretto amicizia su Facebook con le centrali nucleari su Iraniana. E credo che stamattina il limite di errore le slide siano unite. Ecco, e concludiamo, abbiamo concluso l'anno scorso, soprattutto con cosa abbiamo iniziato. Cioè, devo prendere dopo perché Roberto si è chiamato nostro relatore, non c'è nulla di peggio del non sapere che cosa abbiamo davanti. Grazie. Adesso io un pochino sul fatto di guardare.